Ma io... Santa Madonna, ormai è quasi giorno. Questo imbecille di cambio che non arriva. Col freddo che fa adesso. Accidente. E da quel deposito dobbiamo fare più di un chilometro a piedi. Questa macchina va al deposito, mi pare. Che ne dici se gli chiedessimo un passaggio? C'è. Ehi, capo! Che va al deposito? Sì, che il montasciuca, il comando è lontano, coraggio! Andiamo! Sì, che tanto il cambio sta giovando. Dai, coraggio! Dai, voi altri, giù! Grazie, ne! Ma le bagnò. Dai, più sono 30. Forza, muovi! Dai, ma pesa. Doma fagnon, dai! Sì! Forza! Biagio! Eccomi! Dai, Biagio, muoviti che fa un freddo! Attento alla pattuglia! Porca miseria! Ma che fa, si lasci! Sì, tu, caglia le guardie! Ehi, tu! Sta fermo! Ninao, questo bimbo a chi lo do? Lo daremo all'uomo a nero. Che cosa fate voi nero, qui? E sto aspettando che si apra l'ambulatorio. Così dopo mi trovo giusta per la fila dello zucchero. Lo distribuiscono oggi, vero? Lo distribuì. Mio marito è al fronte. Passo duello. Le alpino. Crepa. Buongiorno. Ninò, questo pupo a chi lo do? Dai, che pesa! Dai, su, scendi, fai presto. Sono andati via. Cristina! Che? Giù! Dai, Ferroni, squaglia, che la pesa la faccio io dopo, poi ce lo dividiamo con calma, eh? Dai, prendi questo fagotto, va, Cerea! Oh, Biagio, quello bagnato, non darlo sempre a me, mi raccomando, vai. Ma dai, Ferroni, sta tranquillo, vai! Dai, su, Hai freddo? Sì, sono congelata. Appena arriviamo a casa ti accendo un bel fuoco, va. Sì, ma bisogna far presto, perché se la signora si sveglia non mi trova... Si sveglia, ma io il carbone l'ho rubato anche per lei, né? Beh, sì, ma lei ha paura. Da quando è cominciato questo guaio col padrone di casa ha paura per i costumi, per la roba. Ma va, se li potrebbe anche vendere quei quattro stracci, no? Ma cosa dici, Biagio? È tutta roba presa a Parigi. Oh, sì, ma adesso cosa servono adesso? Ma un giorno serviranno. Ma prima o dopo finirà questa guerra, no? Finirà, ma quando finirà?
Signora Palmira Bertuccioli, in arte Flora Torres Bertuccioli. Dei Futancredi Beatrice Pestelli. Lo so che siete in casa, vi sento. Signora Bertuccioli, non avete risposto a ben 3 ingiunzioni di sfratto. Ho qui con me un mandato di sequestro. E vi avverto che se non aprirete, saremo costrette a chiedere l'intervento dei carabinieri. Signora, per favore, rifletta. Pensi, la forza pubblica, buttata in strada così, in mezzo a 2 gendarmi. Con tutti che la conoscono. Tutti sanno chi è stata. Un'artista, una grande artista. Signora, mi sente. Lo so che è lì dietro. Risponda, per favore. Perché non vuole avere un po' di fiducia? Facciamo così, signora, né? Io adesso le lascio il foglio qui davanti alla porta, né? Ecco, guardi, non c'è bisogno che mi apra, non mi deve aprire. Ecco, vede, glielo lascio proprio qui davanti alla porta. Lei faccia pure con comodo. Lo so che non si fida, ma io me ne vado. Ecco, me ne vado. Tesoro! Caro! Ti trovo bene, sai? Ma proprio ieri pensavo a te, sai? Guarda se ho indovinato. No, perché ti sei voluto disturbare? Mi sono ricordato che ti piacevano tanto. Sì, lo so, ma sei tutta gelata. Entriamo allora. Sì, sì, sì. Fa un po' freddo qui. Beh, la mattina soprattutto. Su, Biagio, vai, presto. Sì. Porta su il carbone. Va. Il commendatore, speriamo bene. Tutto bene? Bene, molto bene. Il caffè viene subito. Grazie, cara. Fumi ancora? Ma veramente ogni tanto, sai, per la voce. Però, non ho fiammiferi. Ah, io. E adesso parliamo un po' d'affari, eh? Dunque, tu ti metti qua e io... Scusa, Guglielmo. Ma veramente... Mi metto un po' più comoda, sai? Va bene. Mi sistemo sul letto, si parla meglio. Sì, va bene. Ti dispiace darmi quel cuscino? No, figurati. Qual è? Questo? Sì, grazie. Ecco, così. Stai ben comodo ora? Accomodati. Sì, ma non vedo... Siediti qui vicino. Qua? Sì. Dunque. Dimmi. Sì, Flora, io non so se tu ti rendi conto dell'attuale situazione. Senti, Guglielmo, salta le premesse. Dai una guardata attorno. Giudica tu se... Io sono a conoscenza della situazione, sono quasi 3 anni che non lavoro. Ecco, appunto, sono 3 anni che siamo in guerra, cara. Lo so. Ecco, allora, data appunto la situazione, a me è capitato un grosso colpo di fortuna. Ecco, no, non faccio... No,
giorno. Io faccio l'amministratore. Ho trovato una persona che sovvenziona e... No, non è del mestiere. Produttore di vino. Solido, ecco. E io gli garantisco un giro di 3 mesi. Provincia? Provincia, sai... Asti, Alessandria, Vercelli, insomma, piazze buone, ecco. Banale? Beh, il testo è così, non è male. No, anzi, buono, direi. Insomma, di sicuro effetto. Funziona, ecco, funziona. Commedia. Se commedia, direi piuttosto rivista musicale, guarda. Dialettale, vero? Dialettale, capirai. Girando tutte piazze piemontesi... Gli altri chi sono? Ah, è così, gli altri. Dunque intanto c'è Attirelli, Atos Tirelli, te lo ricordi, no? Campa ancora quello, sì. E poi c'è un ragazzo, un certo Tonino, sì, Tonino, un giovane, Tonino, non mi ricordo come, ma un ragazzo, pieno di qualità, un ragazzo nel quale io credo. E poi c'è, ah sì, ci sono i coniugi Catalano, moglie e marito, tutti e due, bravi, te li ricordi, no? Il mio nome? Il tuo nome naturalmente è bene, insomma, come spetta al tuo rango di artista. Scusa, ma il mio repertorio, cosa canto io? No, tu non canti, Flora. Non canto? No, cioè, come non canti? Certo che canti, i couplet finali degli atti, ma questa è una cosa che potremo studiare con calma dopo, guardando bene. Senti, Guglielmo, correggimi se sbaglio. Sì? La storia, presa poco, è questa. Sì. C'è un... contadino, un pinotto qualunque. Sì, sì. Quel Tonino non ti ricordi come, quello che ha tante qualità. C'è questa bella guerra, eh? Il pinotto va sul da. Cos'è, bersagliere, alpino, cos'è? Eh? Senti, alpino, guarda, il caffè concerto, rendi... No, scusa, il caffè concerto è morto per sempre. Noi siamo in questa guerra, sì. E quindi la gente... Al finale? Correggimi, sì, se sbaglio adesso. Sì. Al finale assistiamo alla partenza di Pinotto, mm-hmm, con coro di contadinelle... E la vecchia madre che piange. Il tutto con sottofondo di addio mia bella addio. È così? Flora, tu sei ferma da 3 anni. Il pubblico dimentica. Oh! A proposito, la vecchia madre dovrei essere io? Sì. La vecchia madre sei tu. Senti, Flora, cara. La signora è servita. Che... Deficiente! Deficiente! Va via da qua. No, signora. Chi ti ha chiamato? Nessuno. No, io credevo che... Cosa credevi? Cosa? Basta, là! No, ma io ne ho abbastanza! Stai buono, non voglio stai che ti tratti non così! Non è successo niente! No, quello è il suo carattere, scusa. Ma in fondo è buono, lo sai! Dai, su, è finita, su! Va via anche tu, Guglielmo! No, non fare così! Battere! Va via, andate per via tutti, lasciatemi sola, vi supplico, lasciatemi sola, va via. Perché? Sì, ragionevole. Non mi guardare, non lo vedi che sono orribile, solo. Ma... Flora, cara, no, non fare così, vabbè, sfogati pure se questo ti fa bene, ma... Vedi, Flora, cara, tu non consideri, tu devi sapere che... Oh, io so tutto, so, Guglielmo, ma è difficile, è troppo difficile. Permesso, commendatore, faccio una camomilla. Va bene. Scusa, cara, non ho capito quello che hai detto. Su quel pianoforte, vedi? C'è quell'album relegato in pelle. Sì. Prendilo. Questo? Quello, sì. Buttalo via, non lo voglio più vedere, distruggilo, non lo voglio più davanti agli occhi, non lo voglio più. Ma insomma, Flora, ma è possibile che tu non ti renda conto? Scusi, signora, che mi scusa. Prego. Ma hanno suonato alla porta e io ho guardato, sa, ho guardato dallo spioncino come sempre. E allora, sa quello metto di prima? Siccome lui aveva detto che, insomma, andava a chiamare i carabinieri, insomma, fuori ce n'è uno, ecco. Quali carabinieri? Dai, buono tu. Sì, c'è un carabiniere, l'ho visto io, signora, con i miei occhi. Guglielmo... Non aprire, sai, perché ho paura. Ma stai buona, tu, ma stai buona, è un carabiniere solo. Io non ho visto uno. Ma insomma, ti dico di non aprire perché ho paura. Scusa, tu hai paura di che?
Ma come di che? Ma stai tranquillo. Ma vi vogliono buttare fuori. Quel verme me l'ha detto che mi avrebbe mandato ieri. Mi buttano fuori. Vabbè, stai buona, non ti butta fuori nessuno. Come non ti preoccupare di niente, perché... fidati, vabbè, andiamo. Non aprire, Guglielmo, non mi buttano fuori. Lascia ti fare dico. A me, gli parlo io. Io sono malata, guarda. Vabbè, stai zitta, vabbè, lascia fare a me. Vabbè, voglio vedere come va a finire. Stai buona, zitta, Sono malata. Sì, vabbè, no, sei ammalata. No, io non posso vedere nessuno, mi dispiace. Sono a letto, ecco, malata, non mi muovo. Vabbè, ci penso io, non ti preoccupare, stai buona. Oh! Hai visto? Niente, è un semplice invito a presentarti al comando. Un invito? Sì, un invito, è cortesissimo anche. Dice, la signoria vostra è pregata, la signoria vostra è pregata, e eccetera, eccetera. È un trucco. Ma cosa dici? È un trucco per sanarmi da qua. Oh, ma come sì. Ragioni? Scusa, ma... Io non ci vado. Oh, ma... Non ci vado, è un trucco, non ci vado. No, ma... Sono malata, Guglielmo. La capisco io, non sarà che non mi fido più di nessuno. Ma perché, scusa, è un invito, sei pregata, non è che sei convocata, sei pregata. Ma fa facile. C'è una bella differenza, sei un bel tipo, è un comando. È sempre una caserma di carabinieri. Ma è un comando, questo. Ti dico, non è una caserma di carabinieri, abbi pazienza. Cosa c'è, signora? Scusate, ma a me mi tremano le gambe. Come sto? Bene, benissimo, signora. Ma soltanto che sembri un po' una vedova di guerra. Magari, ma in un certo senso è come se lo fossi. Senza avere i vantaggi delle vedove di guerra. Sono sola, non ho nessuno, non ho una persona cara che mi stia vicino. Signora, io... No, non lo dico per te, non ho un uomo, non ho una traccia di marito, se torno a nascere. Scusa, cara, mi sembra che tu un marito lo volessi, ma defunto. Ma scusa, Guglielmo, ma ti rendi conto se fossi veramente una vedova di guerra? Che tono si danno, che importa... Di tu, Cristina, alle cerimonie ufficiali, sono rispettate, riverite, parlano di patria... Parlano di patria, e con tanto di pensione assicurata. Senti, non mi sembra giusto. Ad ogni modo non andrai a dire queste cose quando sei lì. No, lì non le dico. Sempre dei militari, capisci? È una mentalità... Ah, ecco, vedi, questo è il comando. Mamma mia, quanto è brutto. Che deve essere, anche bello. Andiamo, su. Questo sembra un cimitero. Ma che cimitero? Ma cosa volevi, il tappeto rosso? Su, coraggio, andiamo. Sentite, dico, non mi lasciate mica sola. Ma non essere ridicolo, andiamo, su. Posso essere utile, signora? No, guardi, è che... No, stai buona. Ecco, guardi, la signora ha ricevuto questo invito. Ecco qua. È qua, vero? Sì. Ecco, l'accompagna lei? Prego, no, prego. No, grazie, non si disturbi. No, vai, cara, ti accompagna lui. Vai, così intanto vado a cercare una carrozza. Venga, vai. Vai. Commendatore, è proprio sicuro che non le faranno niente? Che non faranno niente alla signora? No, non le faranno niente, cosa vuoi che le facciano? Non le faranno niente, spero. È stato un tale piacere. Che birbanti suoi E noi qui a marcire tra le scartoffie. Ah, una volta tanto, signora, i nostri fanti saranno invidiati da tutto l'esercito. Io ne sono lusingatissima. Non so come ringraziarla, davvero. Onorato. Grazie. Incantato, grazie, signora. Ancora. È stato un grande onore. Grazie. No, non vi disturbate, no. So quanto il vostro tempo è prezioso. Non vi può pensare. Siamo tutti avrò l'onore di esserle vicino alla partenza. Grazie. Grazie ancora. Evviva! Comodi. Commendatore, non sarebbe il caso che intervenisse lei? Ma dove? Ma come intervengo io? Ma non è il caso. Ah, eccola. Oh, signore, ti ringrazio, l'hanno rilasciata. E allora, Flora, che è successo? Racconta. Mi hanno offerto, anzi mi hanno pregato di accettare l'offerta di cantare per i soldati. Per i soldati? E dove? Al fronte. Al fronte? Hanno bisogno di me, per il morale dei combattenti, per la vittoria. Perché la patria ha bisogno di lei, perché l'esercito ha bisogno di lei. Proprio così hanno detto. Osteria.
grande vedetta certo al fronte fra i nostri cari soldati. Ma l'hai letto, Flora? È un bellissimo articolo. Ma molto sì, l'ho letto, Guglielmo. Adesso lasciami impostare, scusa, sai. Ma cos'è questa roba antica? Ma non va più di moda l'operetta, signori miei? Signora mia, cantata da lei. Ma cosa vuol dire cantata da me? Sarà un successo, creda. Ma la provo, va bene, la provo. Oh, certo. E come no? La provo per farvi contenti, vengo maestro frufru del tabarè. Ti impongo la virtù. Però sei sempre tu. Però sei sempre tu. Frufru. Nel tuo palazzo austero. Nel tuo pelà. Nel tuo che? Nel tuo palazzo austero. Signora mia Pelagio, lei mi dice. Nel tuo palagio austero. Non fai che sospirare. Non fai che sospirare. Compagni allegri e ben vivà. Compagni allegri e bei. Avviva. Chiudete pur l'augello. Chiudete pur l'augello. In una gabbia d'oro. In una gabbia d'oro. E sogna sempre il suo. Ma sogna sempre il suo bel cielo. La gabbia di Serrano. La gabbia di Serrano. Provatevi a scordare, ah, l'augello non c'è più, ma non le dico queste sciocchezze io. Ma scusi. Non fanno parte del mio repertorio. Ma questa è una perché canzone. Devo fare delle cose che non sento? Zitta, zitta, zitta. Scusate. Abbiate pazienza, proviamo il mio cavallo di battaglia almeno. Maestro, le rose rosse. So d'un giardino che fu devastato. No, maestro, non mi faccia tutti quei pettegolezzi. Tronchi la frase insieme a me, eh. So d'un giardino che fu devastato, poi che la guerra feroce vi entrò. Tutto il terreno di sangue arrossato, sangue che tutte le rose macchiò. E rosseggiarono corolle e petali, corolle e petali d'ogni colore cuore. So che vuoi per te, so che vuoi per te, rose d'ogni colore, ma le rose rosse no, no, ma che? No, no, è la canzone, maestro, le rose rosse no, non le voglio vedere, non le voglio vedere. Questa è roba mia. Queste cose non c'è lei, non un maestro, c'è lei. Grazie. Grazie. Signora Contessa. La bambina, dov'è la bambina? Dove va? Signora Maria, dove va? La bambina là in fondo, credo, vero? Vediamo che fa. Stai bene. Signora, come dai? Bene? Allora hai capito tutto, vero cara? Quando noi arriveremo là, verrà la signora e tu le darai le rose. Hai capito? Fermi, fermi, dove andate? Ma no, no, non si può andare qui. Largo, fuori, avanti, fate passare, su, su. Per di qua, bambina, avanti, avanti, avanti. Mi raccomando, avanti, cara, fai tutto per Benino, perché la signora è una specie importante. Piccola è un'orfana di guerra. Mm. Buongiorno, signora. Poverina. Cara. Signora? Sì, eccomi. Prego, signora, l'accompagno io. Da questa no, parte? Da quest'altra parte. Ah, va bene. Prego. Grazie.
Paolo. Giovanni Coltellessa, dodicesimo reggimento, penne nere. Indietro. Va bene. Grazie. Va bene, signora, ma adesso stai. Grazie, Benedetto. Grazie. Senti, Cristina, io mi fido di te, mi raccomando. Sì, come ricordati che i costumi non sono stati ancora pagati. Non li perdere d'occhio un attimo, un attimo solo, mi raccomando. Il commendatore si fidi di me, per carità. Vabbè. Viaggio. Ma a me non dici niente? Fammi sapere qualcosa. Scrivi, sì. Mi basta una cartolina. Mi basta una cartolina ogni tanto. Ma quanto tempo stai via? Non lo so, ma stai tranquillo. Ma cosa pensi adesso? Ma che penso? Penso che ho fatto salti mortali per evitare questo schifo di guerra e adesso tocca a te andare al fronte. Mi spiace. Riguardati, hai capito? Non fare la mata dietro no, a quella là. No, no, stai tranquillo, Biagio, stai Scrivi, tranquillo. Eh? Sì. La signora. Ecco. Vieni fuori, vieni. Su, su, attenta, Su. Cristina, mi raccomando la signora, Cristina, Ciao, eh? Attenzione. Sta attenta. Sì, sì. Sì, brava. Oh, grazie. Ciao, Ciao. Ciao. In gamba. Ciao. In gamba. Ciao. Piangere, dai. Ciao. Viaggia. Arrivederci. E tornate presto. State brave. Buona fortuna. Ciao. Ciao. Da noia la luce. No. Posso spegnerla? Come vuole, grazie. Grazie. Buongiorno signora, ha dormito un pochino, sì. È ben caldo. Oh, grazie. E questo è per la signorina. Ho pensato anche a lei, la vede. Lo gradisce un caffettino. È già succhiato, sa. Ho un fornetto a spirito e naturalmente mi garangio. Chissà dove siamo. Scusi, mancherà molto. Tra 15 e 20 minuti al massimo saremo arrivati. Adesso corriamo un po' di più, se Dio vuole. È ben caldo, sì. Come mai?
Ora, a Gorizia hanno fatto smontare tutta la truppa. Lei dormiva, hanno sganciato le carrozze e adesso tutto il treno, praticamente, siamo soltanto noi. E perché? Beh, sa, signora, qui ormai siamo in zona d'operazione, per prudenza, ecco. Ecco, faccia attenzione, signora. Li sente ogni tanto questi tuoni lontani? Ora! Ecco, ecco, un altro, lo sente? Che è? Beh, l'artiglieria. Obici. Obici? Sarebbero cannoni? In un certo senso. Signora, ma di noi o di loro? E questo veramente io... ci vorrebbe un orecchio molto più pratico. Mi son della sussistenza, sa. E ora, insomma, vero? Sentito? Eccoli, eh. Oh, signore mio benedetto, questi fanno sul serio. Alla. Chi è morto? Grazie. Ben arrivata, signora. Grazie. Ben arrivata, signora. Caporale Antonio Picella, gli ordini. Ma è un ragazzino, lei? Mica tanto, signor. Faccia la guerra. Se le signore stanno comode, possiamo anche andare al comando. Qua fuori la macchina del colonnello. Bene. E i bauli? Ah. Effettivamente, tu quando ci capiamo, signor. Vabbè, vorrei dire che facciamo viaggio più tardi, va. Vabbè. Capo? Sì? Metterete voi in consegna? D'accordo. Grazie, sì. Vediamo un po', va. Ehi, questi erano vicini, eh? No, signor, grazie a Dio, no. A questo tutti i giorni sparano. Sarebbe come hanno fatto i dimostrativi, spiega. Che uno dice, alla, questi quanti cannoni che tenen. Bravo, sti valigi, per favore. Ecco qua. Questi erano obici, vero? Chi? Sì, dico, questi colpi erano obici. E chi lo sa, signor, obici, non obici. I ma via, eh? Andiamo bene, allora. Cristina, hai... È tutto a posto, signora. Dobbiamo bene. Soltanto... Allora, arrivederla, signora. Grazie tante. Arrivederla. È stato un piacere, grazie, signora. Tante. È tutto a bene. Posto, signora. Andiamo. Allora, su. Attenzione, signore, eh. Attenzione. Mamma. Piana. Senta, ma è lontano, eh? No, no, muoviamo a scucciatore della ferrovia. È un po' scomoda, ma facciamo più presto. Venga, signor. Venite, venite. Dai, Cristina. È una roccia. Via. Accomodate, signor. Prego. Attenzione al vestito, signor. Siamo a posto. Poteva alzare la cappotta un pochino, no? È rotta, signor, ma la faccio riparare. Pure. Scusi, mi levi una curiosità, ma a voi non capita mai di avere un pochino paura, no? A me sembra, signor, è pure tanto. Ah, andiamo bene, allora, ecco.
siete arrivati voi e avete portato il sole. Attenzione! Posso? Grazie. Sono un po' più... Ah, poteva pure pensarci prima, no? Scusate tanto. Come si chiama lei? Antonio Picella, Tonino, mi chiamano tutti così. Di dov'è lei? Non si sente. Napoli, signor. È sposato? Sì, signora. Di già? All'ultima licenza, sotto Natale, siccome che se non volevano, noi ce ne siamo scappati. E allora, sapete, come si dice, hanno dovuto accondiscendere. Datosi che poi Carmelina... Bello Carmelina, un bel nome. Sì, sì, datosi che erano poca... è vero, un poco gravida, ecco. Un poco che? Sì, signor, un poco gravida. sì, signor, perché ridete? Forse ho sbagliato, come si dice, un poco gravida. Non è possibile. sì, all'ultima licenza, ho fatto successo sotto Pasqua. E così, infatti, Pascolino tiene già 2 mesi. Ma tu devi essere un babbato. Io sono napoletano, signor. Mannaggia. Un poco gravida, non l'avevo mai sentito. Mannaggia, è gravida. Caporale. E gli alloggi del signore, dove stanno? Non so, sì, credo forse all'ospedale. All'ospedale? Sì, sì, credo. Babbo. Napoli. Siamo a casa, dimmi una cosa. Ma arrocia molto il signore. Tu al comando, no? Ah, comando. Grazie. Ciao. Signore, scusate, ma cara, questa cosa dello spettacolo non si capisce più. Si sono un po' rimbambi tutti quanti. Alla questa tromba. Una volta l'ho vista alla Flora Torres, né? A Torino, al Teatro Esperia. Ma tu non stavi mica dentro, stavi fuori. Eh già. L'ho vista mentre saliva in carrozza. caro mio, ci voleva la guerra per mandare me a teatro. Signora? Ah, quello sì. Ah, sì. Al caffè non posso proprio rinunciare. Vede, caro maggiore, io sono una donna che all'occorrenza sa anche adattarsi. Il resto l'avrà notato. A lei, signora, è raro e dono di metterci tutti a nostro agio. Noi, vecchi orsi abbrutiti, sono già 3 anni che siamo in trincea. Certo, signor maggiore. Capisci, certo. Tu ufficiale, sono sempre stati con me. Signora Flora, signora, mi consenta, sì. Signora. Scusi, prego. Deve sapere, signora, che lei è la prima vera donna che sia capitata in questo luogo desolato da sempre. Quando il signor maggiore annunciò a noi ufficiali che sarebbe arrivata qui fra noi la famosa Flora Torres Bertuccioli, beh, qui non le dico, signora. No, a questo punto dica, mi interessa. Ma
Beh, signora, potrei dire che lei qui tra noi ha portato... Una ventata di primavera. Come vero, signora, come vero. Sì, una ventata di primavera, proprio così. Sì, sì, sì. Senta, magari primavera proprio no. Però poteva capitarvi pure di peggio, ragazzi. Ma no! Come no? Simpatico. Che femmina eccezionale. Flora Torres. È evidente in lei un'origine spagnola. Molto fuoco, si vede. Posso offrire una sigaretta? No, grazie, non fumo. Ma noi siciliani sappiamo apprezzare molto anche la modestia, il riserbo, che spesso nascondono la sottile ironia, lo spirito, il garbo. Lei mi scusi, signorina, è torinese, se non sbaglio. Torino. La piccola Parigi. Ma veramente, Maison de Moncalais. Moncalais? Sì, Moncalieri, sa, vicino Torino, nei dintorni, provincia, insomma, ecco. Deliziosa. Grazie, grazie. Mi scusi, dottore. Dica. Quell'ufficiale laggiù, quello con la barba, quello bruno. Il tenente Malaspina, Rosario Malaspina, siciliano. Ah, ecco. No, perché vedo la cameriera un pochino frastornata. Stia tranquilla, signora. Ma la spina tutt'al più potrà dedicarle alcuni ardenti versi d'amore. Sicuramente, quando sarete tornati a Torino, riceverete molte sue lettere. Scrive anche poesie. È un estroverso grafomane, assolutamente innocuo. Sì? Ma certo, signora, stia tranquilla. Meno male. Mi scusi, il mio lavoro. Prego. A proposito, signora, suor Elisa ha inventato una specie di palcoscenico del nostro reparto di chirurgia. È in una chiesetta. L'ha già visto? No, lo vedrò dopo. Bene. Scusi, maggiore, io torno in corsia. Vada, vada, dottore. Oh, il caffè. C'è niente? No. Signora, grazie. No, quest'altro. Quanto? Un cucchiaino. Signor maggiore? Grazie. Quanto? Uno. Basta così. Buono. Grazie, signora. È sempre personale. Signor maggiore, va bene? Buono, no? Insomma. Quanto, signor tenente? Come lo trova, signora? È buono. Capo di guerra, signora, bisogna adattarsi. Ma io lo trovo ottimo. Il caporale Picella riesce ad arrangiarsi anche con questo surrogato da buon napoletano. Ma è sempre surrogato, eh. Il surrogato resta, non c'è niente da fare. Pronto? Più forte, pronto? Ma non si capisce niente. Non si capisce un'ostrega! Pronto, sì. Ecco, adesso va meglio, sì. Come, d'accordo, sì. Restiamo in attesa di ulteriori disposizioni, d'accordo, va bene. Come? Sì, sì, va bene, crepa. Piantone! Comandi, signore. Ah, sei tu, mio. No, pesca il maggiore ed anche questo. Già urgente. Urgente, sì. Potrebbe trattarsi del solito preallarme. Comunque, dice che stasera lassù quei figli de Gova hanno cominciato certe luminarie che sembra giorno. Dacche, fa la svelta, portalo al maggiore. Sì, sì. Pronto. Ragazzi, sapete dov'è il maggiore? No, signore. Sapete mica se è uscito? L'avete visto? Che domanda al piantone? Ehi, tu, hai visto uscire il maggiore? No. Porca vacca. La solita camorra dei napoletani. Io ci avrei giurato che di guardia ai pezzi stanotte toccava a noi. Noi ci accorgiamo. Ma di un po', che ora comincia? Mancuso! C'è Apicella, chiedilo a lui. Apicella! Ma ho visto Mancuso! Apicella, senti un po'. Oh.
Abbiamo diviso il turno di guerra per vederci lo spettacolo un po' tutti. Sai mica quando incomincia? C'è tempo, bisogna ancora organizzare la musica. Qualcuno ha visto Mancuso? Mancuso! Mancuso! Mancuso, qualcuno ha visto Mancuso? Mancuso! Ho visto in fuoreria! Ehi, ti, caporale! Dove sei, signor maggiore? Che c'è? Rogne! Ma cosa ti vuol sapere, ti cagasotto di un napoletano? Ti pensa allo straristivai? Ti ho chiesto, dov'è il maggiore? Folle, da dove vieni? Dal comando. E sta lì al suo alloggio, sta facendo bello per lo spettacolo. Folle, sveglia! Porca vacca boia! Mancuso! 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 E signora, e questo va bene? No. Senti, vieni qua, scusa. Io? Sì, tu, vieni qua. Sì, signora, eccomi. Mi dica. Non lo negare, eh? Perché se c'è una cosa che non sopporto è proprio questa, non negarlo. Ma io, signora... No, io ricordo benissimo di avertelo detto. Il vestito gris pearl, quello di chiffon grigio perla. Sì, ma veramente, quando il commendatore mi portò tutti questi bei vestiti, io pensai... No, tu, cretina, non devi pensare, no. Io no. Deficiente, sì. Tu non sei pagata per pensare. Certo. Allora? Io non sono pagata. No, io t'ammazzo a te oggi, no, guarda. No, signora, adesso cerchiamo, ma stia calma, ne? Cretina. Cretina sono io, altro che sono venuta fin qua. Guarda che faccio. Dopo questo viaggio massacrante, col freddo, con tutto il freddo che ho preso in macchina, è roba da... bisognava riposarsi un momentino. E che cos'è? Tutt'al più un brodino, ecco. Oh già, quello ci voleva. E poi rilassarsi, un paio d'ore di riposo. Invece tutto di... Ai, eccolo. Cos'è stato, signore? L'attacco. Che è successo? Sono a pezzi. Sono tutta rotta. Tutta rotta sono. Ma chi mi aiuta a me? Come si fa? Posso far qualcosa? Ma cosa vuoi fare tu? Niente? Che stupida che mi sono lasciata convincere a mangiare tutta quella roba. Quel pranzo che non finiva mai. Il primo, il secondo, il terzo. E il vino, e lo champagne. E poi sorridi a quello, sorridi a quell'altro. E fa finta che ti diverti con quelle stupide barzellette. M'hanno rovinato. Sono tutta gonfia, guarda che pancia. È un pallone. Cos'è, una pancia questa? Ma non dire. Ma come me lo signora. Metto il vestito? Ah, io mi svengo. No, signora, per carità. Come no? Mi svengo. Ma non può. Mi svengo. Come facciamo? Non si può. Ma cos'è sta puzza? La puzza? Già, la puzza. Ma cos'è questo odore di medicinali, di disinfettanti che mi prende la gola? Ha ragione. E sarà che qui... Sono rovinata. Qui c'è l'ospedale. Signora, questo bianco può andare. Le piace? Io t'ammazzo a te, sai. Lo sai che il bianco mi ingrossa? Dimmi perché hai dimenticato il vestito grigio. Non lo so. Perché? Questo blu va bene, né? E vabbè, mi vesto a lutto. Per i soldati mi vesto a lutto. Stiriamolo almeno. Il ferro dov'è? Pure il ferro ti sei dimenticato. E chi ce lo dà adesso un ferro per stirare qui? E chi ce lo dà? La monaca. Sì, quella scufiona, come si chiama? Non so, come si chiama la scufiona? Suor cosa lì, suor... Ecco, sì, mi pare, Elisa, suor Elisa! Suor Elisa, senta! Suor Elisa! Suor Elisa, ci sarebbe mica la possibilità di dare una stiratina a questo... No, mi spiace, è abbastanza complicato. Niente da fare. Niente da fare. Va bene, stia calma, adesso troveremo un modo. Sì. Va bene, basta così. Entrate. Grazie lo stesso. Non ci stanno presi, entrate. Signora, entrate. Coraggio. Signora, io che strada sono prontissimi. Ragazzi. Ignoranti. Saluta da signora. Buongiorno. Lui è Gigino Mancuso. Signor, o meglio i mandolini di Santa Lucia. Detto professore. Voi, signora, non vi ricordate, ma io ebbi l'onore nel 1913, aprile 1913, all'Odeon di Napoli, l'ambitissimo onore di suonare nella vostra orchestra con il maestro Fioravanti. No, Frangipane. È vero, buon'anima. Buon'anima, sì. Ma dico, gli altri? Tutti bravi ragazzi, signor, loro seguono. Non vi preoccupate, state tranquilla. E poi modestamente. Signor, prego, accomodatevi. Sì. Noi facciamo un piccolo saggio. Mancuso. Oui, Mancuso, fa una brutta figura, Ma per carità, no, non vanno male. Mia moglie. Tutta in Silvia,
Dammila. Bene. Signor, ho Surdata innamorata, l'ultima canzone napoletana. La conoscete, signor? Sì, sì, la conosco. Signor, sentito mandolina, non zucchero, signor, non zucchero. Non zucchero. Stai lontano da stupore. La 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 la. La 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 la. Sì, sicure vista amore. La 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 la. Ai vita mia, ai cora, e che sto cora, si stato o primo amore, o prima e l'ultima sarrava a me. Ai va bene, la conosco, ma è roba guitta. Queste sono canzoni da avanspettacolo. Spettacolo. Non è il mio repertorio, il mio è un genere più classico. Avete ragione, signor, ma avete sentito mandolina? È un zucchero, signor. Ma lo so, è bravo, è tanto, anche lei è tanto bravo. Grazie. Guardi che lei è tanto bravo col suo mandolino, ma non è il mio repertorio questo, non è il mio repertorio, c'è poco da fare. Cristina! Sì, signor. Va a prendere gli spartiti. Subito. Guagliù, facetevi un'idea, qui bisogna... Sentite, ragazzi, scusate, ma le rose rosse no, non la conoscete? Ma non è possibile che non... È il mio cavallo di battaglia, non è possibile che non la conoscete. Signor, io l'ho fatto, ma non me la ricordo. La conoscete? Non mai, non lo so. Ma come non t'arrivo? Non conosco le rose rosse, è la fine. Ma non possiamo proporre altre cose. Come si chiama quella? Frufru. Ah già, Frufru, l'abbiamo già fatta. Va bene questa, voglio sono un sacco di cose. Frufru la conosciamo tutti. Va bene, Frufru. Frufru del tabaret, va bene? Lo sapevo. Va bene, facciamo Frufru. Grazie. Avete visto? Va allora, bene. Sì, 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 sì. Indò. Allora, pronto, aiuto. Allora, 1, 2 e 3. Vai. Sentite, signor. Magari un po' più lento. È bello, signor, eh? Io dicevo... Frufru del tabaret, ti muovo con la virtù, però... No, eh? Che fa lei? Scusi, sa. Troppo forte, posso far più piano. No, eh? Piano. Ma quale piano, scusi? Ma non c'entra, scusi. Piano. Ma quale piano? Qui dovrebbero entrare i violini. Sì, lo so, ma io questo c'ho. Ma insomma, la vuole smettere, per favore. Ma cosa prova lei? Prova un po' più piano. Cosa prova? Ma non è possibile, non è? Mi viene una crisi, mi viene. Cristina! Sì? Aio! Ma fa una bella figura, manza signore, sì. Ma io ho detto, sono piano piano. Ma che insista? Io questo, c'ho mica il violino, dai. Ce ne andiamo. Signora, la prego. Ce ne andiamo immediatamente, non voglio restare un minuto di più in questo posto. Facciamo i bagagli, fai i bagagli. Subito, signora, come vuoi. Infatti, a un artista come me, messa in mano a 4 scalzacani poveracci lì, con quel ciccione col bombardino, ma ti rendi conto? Ti rendi conto che non c'è uno straccio di pianoforte qua? Ma come gli è venuto in mente? Come gli è venuto in mente di rivolgersi a me? Come gli è venuto... Ah, ma quando vado a Torino faccio uno di quegli scandali che non finisce mai. Ah, perché abbiamo bisogno di lei, signora. Perché la patria ha bisogno di lei. Ma chi è la patria? Quale patria? Io non ho patria! Un artista non ha patria! Signor, scusate. Che c'è? Signor, qui qualche cosa bisogna che la azzecchiamo noi. Guaglio! Io non azzecco niente, perché non è nelle mie abitudini, vabbè? Sì, ma... Io la capisco, signor. Ma i ragazzi, la truppa, aspettano tutti, signor. Se ne parla... È da mo' che se ne parla, signor, di questa cosa. Ci andiamo di mezzo noi. Lo faccia per noi. Lo faccia per me. Per piacere, signor. Ma insomma... Ma c'è qualcosa che sapete suonare tutti insieme? Ma bene, almeno. A marcia, signor. A marcia? Sì, a marcia reggimento, è bella. E poi cantata da voi, e ne ha presi in cora, signor, diventa una cosa formidabile, sono sicuro, formidabile, credete? Ma come fa sta marcia? Come fa? Sentinelle d'Italia redenta, umilfanti noi siamo della patria, la vittoria nel cuore ci alberga, della morte sprezzanti noi siamo. La musica, come fa la musica? Non vi preoccupate, signor, è tutto a posto, abbiate la compiacenza, venite, venite, signor, accomodatevi. Cristina. Sì? Andiamo a sentire la marcia. Voglio la marcia. È andata bene? No. Facci convinta, la marcia. Dai. Siamo pronti, non hai. Mi raccomando, Andiamo a sentire la marcia. Signora, noi siamo quasi pronti, accordiamo un secondo gli strumenti. Signor, sentite il coro, signora, mannaggia. Va tranquilla, dai. Una,
all'arme soldat la patria si chiama a pugnar. All'appello rispondiamo combatti con impegno d'onore esaltante, la gloriosa bandiera del Fante ci accompagna e ci guida all'onor. Sentinelle d'Italia redenta, umilfanti noi siamo della patria, la vittoria nel cuore ci alberga, della morte spesanti noi siamo. No, ma mica l'ho fatta apposta. Ma questi sono matti. Ma che fai? Ma che fai? Fate, signor, dimenticatevi, l'amor di Dio. Ma che siete, matti? No, no, sì, signor, sì, ma questo è uno scherzo. Dite alla signora che è uno scherzo, dite. Sapete come succede quando marciamo? Allora per tirarci un po' su. Ma stasera è tutta un'altra cosa. No, ma ragazzi, dico, se io canto questa... E stasera questo mi fa il pernacchio. Ma no, signor, parola d'onore. Ma che fai, pernacchio tu? No, ha visto? No, no, per amor di Dio, ve lo giuro. E poi stasera ci sarà il maggiore, capirete, è una cosa seria. Dio ce la mandi buona. Non vi preoccupate, signor. Buongiorno, dottore. Salute. Come va, Tu come stai? Ah, garibaldina, dottore. Bene. Tu come stai a Roma? Ci facciamo belli, Insomma, non c'è male, dottore. Ma stanotte c'ho avuto un freddo ai piedi. Ma sa tanto che cambia il tempo. Stomaco. Dottore? Eh? Ah, dottore, io avevo pensato di aspettare sta Bertuccioli fuori dal teatro con qualche rozza. Che dice, dottore? Secondo lei è il tipo che monta, che dice lei? Tu provaci, è capace che funziona. Ammazza che tutto bene? A casa tutto bene, vero? Sì, sì, grazie, dottore. Dottore, continuiamo a dare il chinino, ma... Sì, va bene. Ciao. Buongiorno, dottore. Ciao. Ehi, mica male, Fra poco ti buttiamo fuori. Sorella, sorella, la faccia tu. C'è il dottore, chiedilo a lui, no? Dottore? Sì? Scusi, dottore. Mi aveva promesso della fasciatura, mi aveva promesso di toglierla per lo spettacolo, no? Certo, certo, lo faremo un po' tardi. Grazie, dottore, grazie. A voi, allora, mi raccomando, lasciate le prime file per i feriti, Sì, or sì. Dottore, sì, dottore, scusi. Sì. Dottore, qui bisogna fare qualcosa immediatamente, assolutamente. Lo so. Ormai lo so. Scarseggiano anche i bendaggi. Se invece di spedirci quel monumento lì, il comitato ci avesse mandato i medicinali. Arriveranno, arriveranno, stia tranquillo. Oh. Arriveranno. Permesso? Sì. Che c'è? Scusi, signor capitano, dice il signor maggiore che... Sì, lo so, che siamo sempre in piena allarme, lo so. Assicuro il maggiore che siamo in grado di smontare questo schifo di ospedale in 15 minuti. Quanto al trasferimento degli ammalati, tutto dipende dal numero degli automezzi di cui potremo disporre. Vai, vai. Ciao, sì, signor capitano. Cos'è, un guasto ai fili oppure... Ma abbiamo effettuato dei controlli. Sì, signor maggiore. È uscita una squadra di ingegneri mezz'ora fa e non è ancora rientrata. Vabbè. E tu continua a provare. Sì o sì.
Non dubiti, signor Maggiore. E appena hai notizie me le fai sapere. Sì, signor Maggiore, senz'altro. Senz'altro, stia tranquillo. Venga lei. Sì, sì. Vabbè. Ricominciamo. Pronto? 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 Oh, strega maledetta. Pronto? Ma perché non rispondono? Pronto! Sì, non lo capisce, tenente, no? E tu chi sei? Soldato Pagliarini Ugo agli ordini. Sostituisco il caporale a Picella che è stato comandato d'orchestra. Ah, sì, sì, va bene, vai pure, non ho bisogno di niente. Signor, sì, signor Maggiore. Dunque, le dicevo che... No, dico, al punto in cui siamo mi pare del tutto inopportuno sospendere lo spettacolo. Sì, sì, viviamo in costante preallarme ormai da 15 giorni, vero? E l'ordine di ritirarsi potrebbe arrivare da un momento all'altro, d'accordo. Ma mi pare che anche psicologicamente non è il caso. Lei non trova? Sono perfettamente d'accordo con lei, signor Maggiore. I ragazzi si preparano a questa serata da una settimana. E del resto, all'occorrenza, siamo tutti pronti. Credo che tenere la truppa sul piede di partenza proprio questa notte, per poi magari domattina, come è già successo del resto. Va bene, va bene. Signor Maggiore. A proposito, il telefono, eh? Mi raccomando, insistere con quel telefono. Signor, sì. Per cantare una marcia militare, dimmi tu. Dimmi tu. La mantella. Oh già? La mantella. Forse è un'idea, eh? Prendi lo specchio un momento. Sì. Dai. Che c'è qui? No, per carità, questo pesa. E tienilo bene. Attenti! Oh, comodi, 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 ragazzi. State comodi. State seduti, state seduti. Siedi, siedi, caro, siedi. Come va? Ciao. E tu, come va? Benone, Maggiore. Benone, benone. Dove siamo noi? Qui, signor Maggiore. Mi pare che vada tutto bene, eh? C'è una certa eccitazione. Sono molto contenti per lo spettacolo, Maggiore. Sì, sì, ci voleva per il morale dei soldati. Hanno atteso una settimana. Permesso? Fate passare. Salve. Ecco, vai di, mi fai passare, mio. Oh, salve, mio, come va? Come ti sta? Beh, non c'è male, grazie. E tu come stai? Ciao, ciao. Salve. Senti, ciao, come stai? Salve, ragazzi, ciao. Ciao, Roma, come stai? Sei venuto anche tu qua? Ti pare che potevo mancare. Se c'è stai te... Non ho capito, se c'è stai te... No. Boh. Vai, vai. Sentiremo dopo il telefono. Ci si vede bene? Stai comodo. Ci si vede bene qui? Sì, abbastanza. Se lo dice lei, ci credo. Sì, è un buon posto. Ok. Allora, Cesetti, come va? Da grulli, signor Maggiore. Allora, mi scusi, sa, ma uno tiene mica per tutto lo spettacolo il berretto in capo. Oh, no, che mi guasta la visuale. Grazie, ancora un momentino di pazienza, eh? Fermi, eh? Mostrate bonini così, eh? Un attimino solo. Ecco, fermi così, non vi muovete mica, eh? Fermo, Romano? Su, fermi così, e così un attimo ancora, là, fatto, grazie. Grazie. Grazie, signor, molto gentile, grazie. Ma siamo a casa. Un momento, Cristina, guarda, mi sta cadendo così. È stato proprio una grande domanda. Signor, siamo usciti dall'autografo, vero? Ci mandiamo in moglie carmelista. Cristina, per cortesia, signor. Un momento.
Cammina adesso, leva. Grazie, grazie. Sentite, ragazzi, allora, mettiamoci bene d'accordo, per favore. Per evitare che poi al momento magari... Cristi, guarda. Guarda, visto no? Mamma mia. Ragazzi, mi raccomando. Ma siete qui, allora, per prima attacca la tromba. Con sì. La nota iniziale, naturalmente. E la tiene lunga, finché in sala non c'è silenzio. Poi, poi lui tira il sipario. Quando il silenzio è assoluto, tira il sipario. Dopo attacchi tu col tamburo, mi raccomando. Sì. Una cosa leggera, sì, certo. A ritmo. Sì, una marcia, logicamente. Un pochino. Vai via un momento. Ma piano, come da lontano. Tonino, vieni qua, che non mi posso girare, mi casca la corona. Tu se mi dimentico qualcosa me la suggerisci, per l'amor di Dio. Non vi preoccupate, signor. Io mi sento morire. Guardate che ci sta in sala. Venite, signor, venite. Mi raccomando, il tamburo. Dobbiamo fare un capolavoro. Non me la fai capire. Spettacolo. Non guardo mai in platea prima dello spettacolo. Allora, usci principia! Allora, ragazzi, ci siamo, sì? Sì, andiamo. Sembra proprio l'Italia nel manifesto del prestito nazionale. Guarda come sta. Sto bene. Vabbè, vattene, per cortesia. Allora. Oi, state accorte. Tromba. Vai. Sipario, su. Coraggio, su. Si è messa una bandiera. Ah, sì? E poi una corona. Dai, attacchiamo, ragazzi, l'introduzione. 1, 2, 3. Su, nota vuoto. 1, 2 e 3. Via. Innamorata, vai! Sì! 1, 2 e 3, dai! Dai lontana da stupore e a te volo mio pensiero, niente voglia, niente spero, cade netto sembra a fianco a me. Sii sicura di st'amore, non mi so sicura te, oi vita mia, oi core, e chi sto core, si stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarai. Quando a notte non te vedo, non te sento in dasti braccia, non te vaso che sta faccia, non da stregna forte in braccio a me, ma se t'hanno masti suono, mi fai chiagnere per te. Oi vita mia, oi core, e chi sto core, si è stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarai con me. Scrive sempre, sta contento, io non penso che a te solo, un pensiero mi consola,
mercato vieni da me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle te. Oi vita mia, oi cuore, e chi stu cuore, si stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarai per me. Oi vita, si stato o primo amore, o primo e l'ultimo sarai per me. Scoperto, signor. Forza, coraggio. Venite. Andiamo. Venite. Mi faccio vedere. Ma levati, trovami a piccina, vai, corri! Tonino! Che? Tonino!
Il maggiore è stato ferito. Dov'è? Dov'è? Ti vuole vedere, corri, no, muoviti. Momento, signor. Muoviti. Torino, no. Il signor maggiore vuol parlare con te. Muoviti, muoviti. Ma dietro, lasciatemi entrare. Dietro, adesso lo devo vederlo, ma devo vederlo assolutamente il maggiore. Devo portare qui a Picella. Eccolo qua. Sì, ma adesso mi dite cosa vuoi. Torino, no. Presto, su. Parellieri, coraggio, forza, fate presto. Portati qui. Salta, coraggio. Buono, figliolo, buono, non è niente. Non toccatelo, non toccatelo. No. Tirate su la pistola. Sì, sì, adesso il dottore ti rimetterà a posto. Stai buono, figliolo, coraggio. Su. Adesso. Dio mio, Cristina. L'ambulanza è pronta, sta per partire. Pronti? Via, via, signora, venga via, su. Chiudere, chiudere! Capitano, quante perdite abbiamo avuto? Questa è la cosa più importante. Prendere il comando, siamo d'accordo. Presto. Sì. Siete riusciti a ristabilire, sì, i collegamenti con il telefono? Vabbè, ci penseremo, ma mi risponda, i collegamenti. Cerchi di stare calmo. Ah, caporale, caporale. Comandi, signore. Mi raccomando, le donne, porta in salvo le donne. Sì. Un altro hai capito? Signor, prendi la mia vettura, sì, portale via. Hai capito? Caporale, soltanto sì, la signora Flora, l'altra poverina, signor maggiore. Ah, sì, è vero. Beh, cosa aspetti? Muoviti. Sì, sì. E vai, 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 su. Non si agiti. Signor, sì. Ecco, ma dove? Signora, sta là, vai, Torino. Vai, corri. Signora! Corri, presto, dobbiamo andare via. È l'ordine del comandante, signora. Coraggio, forza. Ma cosa fanno quelli lì? Prendete posto sugli automezzi, forza, presto! Forza, gli automezzi, forza! Vai tu, caporale! Risponde. Buono, buono. Niente. No, sta qui, Cagliari. Abbiamo finito, su. Guarda. Non se ne vada adesso. Adesso arriveranno i camion. Sta tranquillo. Non succederà nulla. Non ti preoccupare. Sì, ma lei resta con me, sorella. La prego, non mi lasci solo. Resti qui vicino. Chi c'è? Non si può, indietro. Dove andate? Lasciateci entrare. Dove? Ci siamo persi. Siamo rimasti appiedati. Ho detto di no. Lasciate, fateli entrare. Mettetevi lì, ragazzi. Grazie. Sedete, sedete. Signor tenente. Stai lì, stai lì. Tante grazie. Dopo rimediamo un po' con il caffè, eh? Coraggio. Coraggio.
Bravo. Adesso. È finito. Dio. Tu come stai? Eh? Ti fa ancora male? Un po' meno, grazie. Bravo. Pronto? Pronto? Accidenti. Non mi volete rispondere? Pronto? Pronto? Allora, come va? Ma che, signor capitano, con questa baracca non si riesce a comunicare. L'unica è tentare un allacciamento fuori, per forza. Sì, per forza. Mi servono due volontari, tu e tu. Sveglia, ragazzi. Vabbè. Tentiamo di far funzionare sta baracca. Demo, forza. Gamba? Speriamo. Lasciatemi entrare. Non si può. Lasciatemi entrare. Sto con una signora. Ma lasciatelo entrare. Venga, signora, dei nostri. Venga. Buonasera, signora. Dottore, glielo dica lei, per favore. Dottore. Signora, ma fuori voi. Signora, ma come sta? Fuori, fuori. Per qualunque cosa, prima mi avvertite e poi vediamo. Signora. Signora Flora. Signora, come sta? Come si sente? Si sente bene? S'accomodi. S'accomodi, signora, s'accomodi qui. Vuole un po' di caffè, eh? Sora Elisa, c'è un po' di caffè, per favore? Sì, si metta qui, eh? Uè, volevo. Napoli. Come stai? Non sei male. Sì? Così. Ha bisogno di qualcosa. Però io non capisco. Caporale! Signor sì. Caporale, ma dov'è il tuo elmetto? Non lo so, nella fretta. Ma come mai siete capitati qui? Siete partiti prima di noi? Signor capitano, le strade erano tutte bloccate, avesse visto, c'erano alpini, bersaglieri, di tutte le armi. Pare che quelli hanno sfondato su tutto il fronte. Zitto, caporale. Sì. E poi? E poi allora mi sono buttato per la boscaglia. E gira e gira. Eccomi qua. E per di più asciutto di benzina, signor capitano. Ho capito. Beh, vediamo quello che si può fare. Tenete della porta. Signor sì, signor capitano. Trovate un po' di benzina per il caporale. Ma non sarà mica facile, signor capitano. Vabbè, lei ci provi. Signor sì. Signor tenente, eh? Se permettete vengo con voi. Io sono abituato ad arrangiarmi. E poi qui vicino ho visto un sacco di camion bloccati. Ma. Grazie. Grazie, volè. Poverina. Poverina. Era sposata. Era sposata. Sì. Bambini. No, non aveva bambini. Ah, meno male. Almeno questo, perché sorella. Quando ci sono i figli è molto peggio. Sorella! Sì, vengo. Mi scusi, signora. Sorella. Sì, dottore. Sarebbe meglio controllare sempre la temperatura. Va bene. Gli stia vicino, gli stia senza, vicino, mi senza. Raccomando. Dottore, dottore, che me la dà una sigaretta? Certo, certo, tieni, è già accesa. Che vuole? Con la guerra ho preso anche il vizio del fumo. Grazie. Capitano, capitano, ci eravamo riusciti, sa, ma ho capito solo due parole. Ci ritiriamo. Poi il collegamento si è interrotto. Ma come è successo? Io non so come è successo. Ma, e poi ma cosa testa. Succede, signor capitano? Poverino. Perché ci ritiriamo? Suora Elisa. Mi dica, signor capitano. Ma perché? Ma che vuoi? Suora Elisa. Sta zitto, non devi parlare. Cagliari. Chiamate Cagliari. Suora Elisa. Cosa hai? Sto male. Ma vuoi una sigaretta? Sto tanto male. Te lo accendo. Te vado a fumare, eh? Perché non viene da me, suora Elisa? Adesso vediamo, se... Ma tu stai calmo, eh? Stai calmo. Voglio, suora Elisa. Sì. Perché non viene da me, suora Elisa? Ho paura, suora Elisa. Oh, sì, ho paura, Dio. Oh, sì. Grazie, suora Elisa. Rimanga qui, suora Elisa, rimanga. Tanto male. Ho paura. Ho tanta paura. Venga via ora. Venga via, su. Su, signora.
coraggio, dovete andare, si fa giorno. A voi, ragazzi? I feriti sono intrasportabili. Io, suora Elisa e io restiamo qui con loro. Buona fortuna. Spero ci vedremo presto. Grazie. Ne sono sicuro. Ciao, eh? Ciao. Andate, su. Non ci dovete pensare, signore. Il peggio è passato. Pensate che domani state a casa vostra. Non ha sofferto, signore. Quando succede così, uno manca se ne accorge. Perché? Che c'entrava lei, poverina? Non mi angustiate, state calmo, signore. Cercate di riposarvi. Noi adesso dobbiamo pensare a noi. Non è per egoismo, ma per campare che avemmo fa. Campare è un dovere, sì o no? Devo dirlo al marito. Eh sì, signor. Perché resti assai più peggio. Chissà a quest'ora a casa mia. Un pensiero mi consola, cado piense sulla mente a me. Ma più belle tutte belle, non è mai più belle te. Oi vita mia, oi core, chisto core, si stato o primo amore. O prima e l'ultimo sarrai per me. Oi vita mia, oi core, e chi sto cuore, si stato o prima amore.